Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrew Lincoln Antuno su Yo-Kai Watch 3. Direi che come secondo episodio del post-game possiamo andare a fare la missione di Koaranyan. La missione si attiva appunto parlando con Whisper in camera nostra, che ci dice che bello Andrea quando siamo tornati. Tutti i tuoi compagni di scuola ti hanno riabbracciato con affetto. Già, anche Katie, è stato un bel momento. Sì, sì, proprio commovente. Chissà come se la passava Katie in mia assenza. Ma allora perché noi non andiamo a trovare i nostri amici? Potresti raccontare a tutti le tue avventure negli USA, mia Ogari. Ecco, questo yokai qui è Koaranyan. Ci vuole il livello 55, ma ce la facciamo anche con un livello 340 e 45, insomma, non è proprio difficile la missione alla fine. Oh, quanto mi sbagliavo! Non ho idea di come si svolga, non ho neanche idea se poi sia lui lo yokai che andremo appunto, se viene in squadra, se non viene in squadra, però lui è Koaranyan, c'è nella foto, addirittura è oscurata, quindi è una missione importante. Accettiamo la missione allora. Perché no, potremmo incontrarci a scuola? Buona idea! In tal caso invito i tuoi amici alla scuola elementare per farci due chiacchiere. Bene. No, dovevo attivare l'obiettivo, mi sbaglio di continuo qua. Ed è una missione che si può fare solo durante il giorno. Noi ci siamo durante il giorno, perfetto. Spero solo di non incappare nel terrore onirico. Che come sugli altri giochi qua il terrore onirico a caso arriva, non ha un orario preciso. Di giorno, di notte, di pomeriggio, come gli gira. Quindi dobbiamo entrare a scuola? Perfetto. Vediamo un po'. Scenetta, ovviamente. Attenzione, eccolo. Uku. Eccoci a scuola, non è cambiato di una virgola. Nia, mi è andato il vento negli occhi. Che? Cos'è quella faccia strana? Anche tu hai una faccia strana, Andrea. Che? Che ci è successo? Ehi, Andrea, ne è passato di tempo, come va? Gianni? Si chiama Gianni? Ah, io non ho mai letto il nome suo. Ah, anche il maestro ha una faccia strana. Non so perché, ma sembra l'abbiano tutti. Certo. Fa tanto anime, fine anni 80 e inizio anni 90, che tutti quanti questo stile avevano. Che però comunque sia, chi ha adottato questo stile negli anni 80-90, poi se l'è portato anche fino agli anni 2000. Poi per fortuna hanno cambiato, perché sennò era delirante questo stile. Non mi piace molto, però su certi anime o manga va bene, ma altre opere fa un po' cagare. Su, Andrea, andiamo all'aula 5-2. Ah, quindi siamo in quinta? No, aspetta, allora, in teoria Nate ha 11 anni, non 10. Quindi la classe dovrebbe essere 6. 5-2? Perché 5-2? Ah, non mi riporta. Oh, eccoti Andrea, è un sacco che ti stavamo aspettando. Ah, anche Katie ha una faccia strana. Oh, questa è stupenda, è troppo bella. Che vai dicendo? Di certo non quanto te. Ti trovo un po' cambiato ora che sei tornato dagli USA. Nia, che disastro, tutti i tuoi amici hanno una faccia assurda. Allora dai, racconta. Parlaci delle affascinanti esperienze che hai fatto negli USA. Non è solo la sua faccia essere strana, ha pure un atteggiamento insolito. Sì, è anche troppo affascinante. Si comporta davvero in modo eccentrico. Ma... Oh. Che è successo qui? È quello che mi chiedo. È per il mio film! Regis! Sapevo che c'entravi qualcosa. Che film stai girando stavolta? Pur di rendere il mio prossimo film realistico, sono disposto a tutto. È per questo che ho chiesto il suo aiuto. Koaranyan! Ah, che carino! Okay. Vi presento Koaranyan! È un vero maestro nel rendere le espressioni intense e realistiche! Poco! Il tema portante del mio nuovo film sarà la realtà sublimata! Sarà autenticamente realista, con attori genuini e senza effetti speciali digitali! No, non voglio avere questa faccia! Un momento, almeno potrò tornare ad avere la mia solita faccia? Nessun problema, ti basterà premere un certo bottone e tornerai solito! Ecco, premi il naso di Koaranyan. Ma io ho letto di Koaranyan perché mi stavo informando se era lui. Poi ho letto che premendo il suo naso si può capovolgere il mondo. Quindi
avere queste facce è come se capovolgessimo il mondo? Ok, questi qua niente, ci vogliono solo far sapere che vogliono solo conoscere le nostre avventure. Oh, il naso di Quaglian è così soffice, non hai voglia di premerlo? Praticamente è così allora, come... Ah, la faccia è tornata alla normalità! Cosa? Davvero? Anche la tua, Cibanyan! Così va molto meglio, sono di nuovo adorabile! Gna, non lo sei mai stato. Che hai detto? Bene, torniamo a girare, datemi la vostra espressione più realistica! Cosa? Ci siamo anche noi nel film? Non con quella faccia! Dunque, Andrea, Katie sarà la protagonista femminile! La protagonista? Katie? Sì, reciterà un'intensa, realistica storia d'amore, che culmina in una scena romantica tra lei e... te! Oh! Che ne dici? Vuoi prendere parte al mio film o forse non ti interessa? Ho sempre sognato di recitare. Certo che cambiate atteggiamento in un batter d'occhio! Ottimo, sapevo avresti detto di sì. La prima scena sarà girata nell'ufficio del preside. E mi raccomando, la faccia! Ok, andiamo nell'ufficio del preside, ma a quanto pare io non devo premere la mia fascia? Praticamente, il numero 2, ora che ci ripenso, sarebbe tipo le classi A, B, C nelle nostre, in Italia, no? Qua usano i numeri. Da quello che io ne so, Nate dovrebbe avere 11 anni e quindi fare la sesta elementare, dato che in Giappone arrivano fino alla sesta. Però magari qui fa ancora la quinta perché è appena finita la scuola. Però lui ha già compiuto 11 anni. Vabbè, ora ha senso, dai. Premendo il naso di Colanian, ci trasformiamo la faccia. Ok, siamo super seri con queste facce. Ti stavo aspettando. Stiamo per girare una scena importantissima nell'ufficio del preside. Buona fortuna, Andrea. In questa scena lui farà il capo. Chissà che scena sarà. Bene, cominciamo. 3, 2, 1, azione! Ma dai! Quanto è severo! Stop, ci siamo! È stata dura! Certo. Ottimo lavoro! La prossima scena sarà girata nell'aula di scienze e mi raccomando, la faccia! Beh, se nulla cambia non c'è problema. Aspetta un po'. No, lui lì rimane sempre uguale, ok. Ah, però... No, che cosa interessante che vorrei provare. Se esco... Non dirmi che lo annulla se esco. No, me lo annulla. Vorrei provare a uscire e vedere se la faccia di Iruna anche cambia. Se io andassi sul tetto della scuola, potrei provare a vedere. No, niente, ho provato ma non c'è nulla sul tetto della scuola. Può anche darsi il fatto che... Chi è qui, oh? Ah, Komajiro e Komasan. Dicevo, può darsi il fatto che magari non c'è nulla proprio perché era questa parte del gioco che in questa maniera non ti fa fare nulla. Cioè, è un po' difficile da spiegare. Praticamente questo è il mondo inverso, diciamo, e non c'è nulla del mondo di Yo-Kai Watch normale. Ma il professor... Oh, so che ti trasferirai in una nuova scuola. Beh, spero che ci rincontreremo. Beh, la voce più bassa che riesco a fare è così, non posso fare tutte quante un po' diverse. Magari meno profonde, però è difficile, sono tutti quanti uguali. Stiamo per girare una scena importantissima nell'aula di scienze. Sarà un film grandioso, mettici la faccia, Andrea. Eccola! È arrivata! Sono un genio della scienza, nessuno può fermarmi. Luna, e tu che ci fai qui? Sono gli interpreti perfetti per i ruoli di scienziati, non trovi? Pierre sembra proprio un cervellone, ottimo per interpretare uno scienziato. Ma Luna, potrebbe davvero scatenare un'apocalisse? Oh, chissà come sarà questa scena. Bene, cominciamo! 3, 2, 1, battle! No, anime sbagliato, azione! È impossibile che lei sia riuscita a creare X, professoressa! I dati parlano chiaro. Y e Z concordano. Ah, non è possibile! È impossibile! L'umanità. Qui il vero mostro è il genere umano. Stop! Ci siamo! Che faticaccia, non vedo l'ora di vederlo. Tutte le mie battute. Ho sgobbato giorno e notte per entrare nel personaggio. In ogni caso, ottimo lavoro. La prossima scena sarà girata nell'aula di musica. E mi raccomando, la faccia!
Potrebbe anche essere che il livello non c'entra niente. Come per Tomnian, ti richiede il livello 30. In realtà non serve avere il livello 30, puoi benissimo farla subito la missione. Ok, tutti quanti pronti? Perfetto, parliamo con Regis. Oh, ti stavo aspettando, ora il cast è al completo. Gna, Katie, Pierre, ci sogno proprio tutti, gna. Questa è la scena in cui l'eroe prende in mano la situazione e raduna il team. L'eroe, sono io il leader. Cielo, è il ruolo perfetto per te. Well, Andrea, recitare insieme sarà wonderful. Ah, che? Katie, perché parli così? Oh, scusa per la parte. L'eroina è una donna d'affari di ritorno dagli Stati Uniti. Come on, ora tocca a te, leader. Ce la metterò tutta. Bene, cominciamo. 3, 2, 1, azione! Mai arrendersi! Lottiamo! Fino all'ultimo respiro! Stop! Ci siamo! Cosa? E ora arriviamo finalmente all'ultima scena. Qui abbiamo soltanto i protagonisti e l'eroina, loro due da soli. Da soli significa scena romantica, quindi. Gna, Andrea, stai sorridendo come un gatto in un negozio di scatole. Nei gatti e le scatole. Credo di sapere a cosa sta pensando. Vai, sono pronto! Bene, allora tutti sul tetto, non dimenticatevi la faccia! Ecco perché non c'era niente sul tetto, perché dovevamo andarci qui. È possibile ciò? Però devo ammettere che è davvero carina come missione, è interessante. Ok, dobbiamo combattere contro qualche misteriosa forza yokai. Siamo pronti qui, Regis. Questa è la scena che stavi aspettando tutto solo con l'eroina. Come on, Andrea, tu guidami e io ti seguo. Con molto piacere. Oh cielo, sei rigido come un tronco, sicuro di farcela? Ok. Bene, cominciamo. 3, 2. No, tutto osso? Nia, cos'era, un terremoto? Barab, cosa lui? What? Oh mio Dio! Non ci posso credere, lui! Che? Ma che succede? Non avevo mai letto di una balena così grande. No, questo non è un membro del cast! Me lo aspettavo. Come? La comparsa di questa balena non ha niente a che fare con te. Ma lo vedono! Deve essere uno yokai davvero potente, molto potente. Mo però non so se ce la faccio a farlo lui. Accidenti, dite che quella balena ci attaccherà? Che facciamo? È ovvio, rispediremo questa stupida balena da dove è venuta. Proteggerò Katie, costi quel che costi. Vuoi davvero batterti con quella balena? Stai scherzando, vero? Allontanati Katie, è pericoloso, lascia fare a me. Oh cielo, Andrea, sei davvero agguerrito, per qualche motivo. Va bene. Preparazione. Vediamo un po' che punti ha. È debole ovviamente all'elettricità. No, lo attacchiamo sempre sulla testa. E allora iniziamo subito con la pistola, non perdiamo tempo. Oh no, ho lasciato più pistole in squadra. Ma posso essere più deficiente? Ho dimenticato di mettere un altro yokai. Porca miseria. Ah, va bene. Ho beccato alto, quindi dovrei fare un bel po' di danni. Non male, non male. Speravo meglio, però a quanto pare no. Dai, 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 avere in ombra, avere in ombra, avere in ombra, avere in ombra. Avere in ombra. No, che succede? Ma che succede, oh? Non riuscivo a connettere le sfere. Drago dell'ombra. Zia Cora, no, è fortissimo sto yokai.
Mamma mia, non ce la faccio. No, non sono ancora pronto per affrontarlo. Per fortuna che Imaginix ha ascesa di Imaginix. E zia Cora fa recuperare i punti a tutti quanti. Oddio, Balecanto. No, cos'è? Ci incanta o ci attacca? Oh, caspita. Attenzione, Sabion. Eccolo. Wow! Attacco aria piena. Perfetto, zia Cora grande. Vabbè però. Non lo so. Stiamo andando benissimo. Per non essere il livello richiesto, stiamo andando benissimo, Ci picchia, ragazzi. Però io devo allenare gli yokai. Io pensavo che fosse tipo, vabbè, cioè Koalanian sarà una missione carina e pucciosa. E ti appare sto coso, Balament, come si chiama? E tra l'altro su Punipuni era già comparso. Calma, ragioniamocela. No, preferisco aspettare. Faccio caricare... Buono. Buonino tu. Non mi toccare zia Cora. Aia, questo fa male. Perfetto. No, ragazzi, devo un attimo far caricare i loro energy max. No, zia Cora, maledetto. Tu allora non l'hai capito, eh? Oh, le medicine potenti! Chi ha l'energy max carico? Ora lui uscirà lui. Uno qualsiasi. Per un pelo? Per un bel pelo. Oddio, è andato benissimo. No, dai allora. Ce l'ha con Velen Ombra, ce l'ha, eh? Wow. No, allora fermati. Lei dovrebbe agire da pacificatrice. Ok, allora, se facciamo alto con la pistola ho qualche possibilità di mandarlo all'altro mondo. Vai. Ah. Non gli ho fatto praticamente nulla con la pistola. Allora sei pezzente. A posto, ci siamo, dai, ci siamo. Oramai è fatta, dai, quanto... Eccolo. Dai, un po' di punti extra per... Eccolo, un po' di punti extra anche, l'ho fregato. E Balament è sconfitto. Dai, non era troppo difficile, però mi ha dato del filo da torcere comunque. Non essendo troppo difficile, sia chiaro. No, solo Usapion a 45, l'unico al 50 era lui, poi Zia Cora a 32, ragazzi, sto davvero sotto con i livelli.
Però se devo portare video non ho neanche il tempo di allenarli. Ora possiamo rilassarci. Dovrebbe essere la sua forma quella più snella, cioè, anche se non sbaglio, di lui. Eccolo, è questo? Balenoid. Wow, che è quell'urlo? Quella balenia si è trasformata, mia. Però guarda, ad un tratto si è rimpicciolita. Con quelle dimensioni non rappresenta più una minaccia per nessuno. Gnani? È veloce, molto più veloce di prima, Nia. Ma è ovvio. Ha ridotto le sue dimensioni per aumentare la velocità e la potenza. Devo affrontarlo pure questo? Guardate, si sta evolvendo. Dei mostri. Valezilla. Ma... ora che il nemico si è rimpicciolito, sarà più facile sconfiggerlo. Non posso perdere questa occasione. Andiamo, amici! No. No, 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 no. Non posso farcela. Ah, sono tutti quanti. No, dai, però. Ma se ne siamo così è inutile allora. Forza core scarica, no. Ma che è sta cosa? Ma no, ma dai, ma due lotte di fila non me l'aspettavo. Ma dai! Ma ti pare. Ma no! Bene, ci riproviamo? Dai, prima sconfiggiamo Balamant e poi Balenoid. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Io e i miei yokai gli stiamo dando del buon filo da torcere a questo maledetto. È forte, e sto già sbroccando qui. Se sbrocco qui, immaginatevi alla Torre d'Aruma come sbrocco. Ai ai ai. Sarà molto dura quella torre. Fatto. Eccolo qua. Molto carino come yokai. Però doveva andare KO. Assolutamente. Non poteva vincere lui. Vedete che ogni hero in squadra. Domani uscirà il video sugli spettrali. Ed è stato delirante fare quel video. È stata una cosa impossibile. Ma lo vedrete poi domani. Mamma mia. Ok. Abbiamo vinto. E stop! Ci siamo! Ok. Quindi non era un film? Cioè, quindi era un film ma non era... cioè, insomma, maledetto, ci ha ingannato, ecco. Ah, ne verrà fuori un capolavoro. Le reazioni spontanee di tutti di fronte a circostanze inaspettate hanno creato un'atmosfera che non può essere ricreata artificialmente. L'angelo dello Yokai d'oro sarà d'accordo con me. Oh cielo, è continuato a girare anche dopo che è comparsa la balena. Certo! Queste riprese straordinarie finiranno tutte nel mio film. Ah, ok, quindi era... non era programmato, sto provando nel film. Sembra giusto. La tua performance mi ha lasciato senza fiato, accetta la mia amicizia, dice Qualanian. Certo, Qualanian, conto su di te. Eccolo qua. Ogni voce che fa sempre più in falsetto arriva qua il Gnan. Buono. Ciccio, Puku, Ciuffo, Naso Naso. No, niente. Beh, lasciamolo qua la Gnan che è meglio.
che sblocca un sigillo. Questa dovrebbe essere l'ultima pagina del... mi sembra, del medaglio Medallium. Bene, e un altro amico è arrivato. Ma Regis, per tornare al film, fino a poco fa stavi girando una storia d'amore realistica, esatto. Quindi che c'entra la balena? Come intendi sorridere nel film? Ho deciso, cambio di programma, nuova trama. Il mio nuovo film sarà una storia di mostri realistica. Alla sala di montaggio, è ora di scatenare il mio genio creativo. Sì, ma se non hai le scene non è che puoi fare i miracoli con il montaggio, eh? Ok, vediamolo. Che cos'è? Ah! Ah! È impossibile! L'umanità è il vero mostro. Mai arrendersi! Lottiamo fino all'ultimo respiro! Si sta evolvendo! Il re dei mostri, Valezilla. Però io al cinema un film che si chiama Balena lo andrei a vedere. Mi intrigherebbe. Molto lieto. Oh, saliamo tutti quanti un bel po' di livelli. E quindi ritorniamo qui senza niente da fare? Va bene, Cuggi, allora questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. E wow, la lotta contro Balenoid me l'aspettavo ancora più difficile, nonostante io avessi allenato gli yokai. Insomma, se ancora dal 30 è passata a 50 ora. Era 48-47 quando abbiamo fatto la sfida. Insomma, ho portato Nihilo, che è uno yokai spettrale d'elite molto forte, e poi era a 55, che ho già reclutato per... poi vedete anche il video. E bene, per questo video è tutto. Come sempre, ovviamente, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e quella di Instagram. Tra poco quella di Twitter se ne va. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.